Buongiorno a tutti. Aspettate che è storta? Aspetta, basta un attimo. Ecco qua. Là. No, è storta. Mannaggia. Tanto buongiorno. Ecco qua. Non sia storta la gamba. È storta? No. Intanto io prendo il mio caffè. Caffè delle 6. Ormai è un'abitudine. Come le dirette di Conte. Eccoci qua. Ah, un caffè, un caffè. Tanto benvenuti, chi si collega? Buon caffè, prendete anche voi, se con me, fatemi compagnia, prendete un caffè, così anche decaffeinato, insomma, ognuno lo prenda come vuole. Ciao Crispino! Ah, questo è un caffettino di quelli importanti. Ciao Antonio, eccoci qua. È dritta, grazie. Perché io ogni volta, essendo, avendocela appoggiata sul tavolo, ogni volta che io poi mi muovo per casa, la telecamera ovviamente si storce. Ciao Principe, grazie Antonio. Ciao Sara, buon cerchio anche a voi. Ciao a Rosa, Eleonora. Io intanto finisco il caffè e aspettiamo che arrivino gli altri componenti del cerchio. Ciao Beatrice. Ciao Ilenia, una utazzuria da caffè. È la tazza di Batman. Rosa l'ho usata ieri. Se tu ieri non ci sei, se tu ieri non c'eri, ti sei persa la mia tazza di Batman. E non è che posso ogni giorno è a lavare. Ciao Principe. Allora, perfetto. Allora, intanto, prima di iniziare, intanto lunedì confermiamo. Ieri ho scaricato Zoom. Ho scaricato Zoom. Mi va. Ho capito come si fa, quindi vi posterò il link di Zoom lunedì prima delle 6, così ci si connette tutti insieme. Io ho già capito, mi hanno spiegato come fare, ho già tutto, insomma, ho già capito. Intanto oggi mi è arrivato per posta da l'IBS un libro che non avevo, che però non ho fatto in tempo a leggervi, che però vi consiglio, che è un libro di Jouvet, che abbiamo letto proprio l'altro ieri, se non sbaglio. Della Cue Press mi è arrivato, è proprio fresco, c'ho ancora l'incartamento di là, proprio nuovo nuovo, sta di nuovo, ed è un libro che raccoglie alcuni suoi scritti, fra cui alcuni pezzi anche delle lezioni su Molière che vi ho letto io, che si intitola Elogio del disordine. L'ho appena comprato, infatti è ancora proprio perfetto, è proprio, e lo leggerò in questi giorni, quindi volevo dirvi che esiste, se vi interessa potete ordinarlo. Di Jouvet, non ve lo leggerò perché non faccio in tempo, perché ancora lo devo leggere io, però ve lo consiglio. Ciao a tutti, ciao Agnese, ciao Silvia, ciao Gregorio. E poi con tutti, so io dovrei avere una percentuale dalle case editrici, perché con quello che io, con la pubblicità che faccio ai loro libri, dovrei avere un introito. Invece niente, non ci guadagno assolutamente niente. Allora, iniziamo perché oggi ci dedichiamo a un altro personaggio quasi mitico del teatro mondiale, che è Antonin Artaud, personaggio meraviglioso, eccessivo, un visionario, che scrive anche in modo non facilissimo, e leggeremo questo, dei brani tratti da questo libro che si trova, dell'Einaudi, che è appunto Il teatro e il suo doppio. Che raccoglie sia il teatro del suo doppio, sia alcuni altri suoi scritti vari, che poi leggeremo in parte. Ciao a tutti, intanto, ciao a Yvonne. Artaud è stato allievo, ci sono anche delle lettere nel libro che abbiamo letto ieri, di Dalin, è stato allievo nella scuola dell'atelier di Dalin, ci sono anche delle lettere che lui scrive in cui parla della scuola di Dalin. Quindi diciamo che sono tutti collegati questi personaggi, no? Nei Jouvet, Coupeau, Dalin erano colleghi, Artaud è stato allievo di Dalin, quindi sono tutti collegati questi personaggi. E Artaud fondò anche un teatro, ciao intanto a chi sta arrivando, che era il teatro Alfred Jarry. Lo aprì, se non sbaglio, nel 30, ah no, scusate, lo aprì nel 27. E insomma, e scrive vari, anzi nel 20, insomma,
negli anni 20, insomma, dal 26 mi sembra al 30, eh? E Alfieri, sapete, l'autore del Louvre, vi leggo un pezzettino che per chi ha questo libro è a pagina 32, poi fra parentesi il pezzettino della lettera a un giovane allievo di Dallène che ho letto ieri, ve lo do, mi hanno detto che si può su Zoom in PDF, perché ieri Chiara mi ha dato il formato PDF, ve lo darò a quelli che sono in Zoom con me in PDF, lo condivido lì, quindi lo potete ricevere, visto che ieri Peter l'aveva chiesto, avrete questo pezzettino della lettera a un giovane allievo di Dallène di ieri. Poi chi vuole può condividere altre cose. Questo è un pezzettino che parla proprio del teatro Alfréjarry e racconta un po', questa è a pagina, che inizia questo capitoletto, a pagina 25, e sono delle dichiarazioni. Parla della sua storia, delle scelte, delle difficoltà, della censura che ha avuto questo teatro, parla del sabotaggio, insomma, che ha ricevuto, del pubblico, la concorrenza, eccetera, eccetera. E poi parla della messa in scena, ed è la parte che leggeremo noi. Intanto, ciao a chi si collega adesso, che è questa qua. Messa in scena, pagina 32 per chi ha il libro. Come nel passato, perché questo teatro già stava lavorando da 4 anni all'incirca, come nel passato le scene e gli accessori saranno reali e concreti. Saranno formati da oggetti e da elementi presi da quanto ci circonda e tenderanno, con la loro sistemazione, a creare nuove figure. Le luci contribuiranno, con la vita che è propria ad esse, a garantire a questa esposizione originale di oggetti il suo carattere essenzialmente teatrale. I personaggi, questa parla sempre della messa in scena, saranno sistematicamente spinti fino al tipo. Inizia a parlare di tipo, insomma, se vi ricordate è anche lo stesso nome con cui si chiamano i tipi, no? Della commedia dell'arte. Daremo una visione nuova del personaggio teatrale. Gli attori si faranno sempre una maschera. Vedete, tutto torna. È sempre preso da Dalen, non è un caso che Artaud sia stato suo allievo, eccetera, eccetera. Potranno assumere l'apparenza di personalità in vista, quindi anche personalità, diciamo, del tempo, francese. Ognuno di loro avrà una voce propria di intensità variabile dal tono naturale all'artificio più irritante. Poi vedete, fa un lavoro sulla voce molto interessante. Artaud, ci sono delle registrazioni di alcune sue registrazioni radiofoniche molto interessanti che potete trovare, dove lui ha questa voce che ha il limite del fastidioso e dell'irritante, molto particolare, dove legge dei suoi scritti, se non sbaglio. Poi magari ve la condivido più tardi. Con questo nuovo. Parla sempre di nuovo, no? In questo manifesto, in questo scritto, parla di una visione nuova del personaggio teatrale e qui ritorna dicendo con questo nuovo tono teatrale intendiamo sottolineare e perfino rivelare sentimenti supplementari e strani. Il gioco dei movimenti andrà d'accordo o sarà in contrasto col testo, a seconda delle intenzioni da mettere in risalto. Questa nuova pantomima, una volta che nomina questa parola nuovo, Artaud era ossessionato dal nuovo, da qui, come direbbe Costia o Trieble, nel Gabbiano, insomma, forme nuove, ci vogliono nuove forme, e Artaud in questo caso usa molto questa parola nuovo. Questa nuova pantomima potrà svolgersi al di fuori del movimento generale dell'azione, sfuggirvi, avvicinarvisi, adesso, secondo la severa meccanica imposta all'interpretazione. Metodo che non ha nulla di gratuitamente artistico, poiché è volto a mettere in evidenza gli atti mancanti, le dimenticanze, le distrazioni. Insomma, tutti i tradimenti della personalità, rendendosi superflui i cori, gli apparte, i monologhi, eccetera. In via accessoria, dice, anche i mezzi più grossolani dello spettatore. Fanfare, fuochi artificiali, detonazioni, quindi esplosioni, fari. Quindi anche i mezzi più grossolani saranno adoperati per colpire lo spettatore. Quindi suoni, luci, esplosioni, eccetera.
Ricercheremo nel campo isolabile dei sensi tutte le allucinazioni suscettibili di essere oggettivate. Quindi lo spettatore andava colpito con tutte le allucinazioni possibili. Tutti i mezzi scientifici utilizzabili sulla scena saranno adoperati per dare l'equivalente delle vertigini del pensiero o dei sensi. Echi, riflessi, apparizioni, manichini, slittamenti, tagli netti, dolori, sorprese, eccetera, eccetera. Con tali mezzi contiamo di ritrovare la paura e i suoi complici. Inoltre, i drammi saranno completamente sonorizzati, compresi gli intervalli durante i quali l'atmosfera drammatica sarà mantenuta fino all'ossessione da altoparlanti. Quindi anche durante la pausa, primo e secondo atto, gli altoparlanti continueranno a fare suoni, musica, eccetera, eccetera. Il lavoro, calcolato così nei particolari e fedele al ritmo scelto nell'insieme, si svolgerà a guisa di un rotolo di musica perforato in un pianoforte meccanico, senza disarticolazioni tra una battuta e l'altra, senza incertezze nei gesti, e darà al pubblico l'impressione di una fatalità e del determinismo più rigoroso. Per di più, il congegno così caricato, come diciamo, come un pianoforte meccanico, no? Si svolgerà come un rotolo di musica perforato in un pianoforte meccanico. Quindi, per di più, questo congegno così caricato funzionerà senza curarsi delle reazioni del pubblico. Questo è come Artaud immaginava la messa in scena degli spettacoli nel teatro di Alfred Jarry. Ciao Samuele, intanto, un pace, le cose meravigliose, era un visionario. In realtà, poi, il problema è che nella realtà molti dicono che Artaud non riuscì a realizzare questa, a livello concreto, a livello pratico, questo rinnovamento, questo nuovo teatro. Gli spettacoli furono abbastanza fallimentari, lui poi parlò anche di boicottaggio, di censura, eccetera, perché insomma avete visto alcune scelte erano anche particolarmente provocatorie, si parlava di scoppi, di luci, c'era questa volontà di, no, di provocare quasi allucinazioni allo spettatore. Quindi si parlava di eccessi in qualche modo, no? Quindi in realtà poi si dice che Artaud, sia come attore che come regista, e quindi concretamente come uomo di teatro, fallì in questa sua, a livello concreto nella realizzazione di queste sue idee, di queste sue visioni. Ma non è importante, cioè almeno è poco importante, perché queste sue visioni, questa sua modalità, queste sue parole in realtà sono state di grande stimolo per moltissimi poi uomini di teatro che ne hanno fatto tesoro e ne sono stati stimolati. Quindi, pur anche se in parte non è riuscito poi a concretizzare queste sue idee, no? Queste sue visioni, Alfred Jarry, che chiuse abbastanza presto, fu a livello anche di pubblico, insomma, non ebbe grande successo. Lui fece una versione anche di scrisse un contesto, lui fu anche drammaturgo, si intitola I Cenci, o Cenci, che è la storia di una famiglia, di una storia molto famosa di una famiglia romana in cui, insomma, il padre violentò la figlia, insomma, una storia di incesto, eccetera, eccetera. E lo trovate anche quello, I Cenci si intitola. Però dicono che poi la messa in scena fu un fallimento, insomma, quindi questo suo manifesto in parte fallì nell'opera, nella realizzazione concreta. Però questo, insomma, non è molto importante. Invece, questa parte qui invece si inizia proprio a leggere la parte proprio del teatro del suo doppio. E questo è un capitoletto che si intitola, è la prefazione del teatro del suo doppio, che si chiama Il teatro e la cultura. E vi leggo questo pezzettino, è a pagina 131. Tanto se ci sono domande. Io sono qua, cioè non fino alle 7 sono qua, non me ne vado. Allora, qui spiega un pochino, almeno penso, un pochino, il concetto di doppio. Lo spiega, lo accenna, perché c'è sempre questo dubbio, cosa vuol dire il teatro del suo doppio? Perché questo titolo? Perché alcuni scritti di Artaud, anche delle sue poesie, sono molto, alcune volte sono un po' oscure, alcune volte si parla di essere quasi esoteriche su alcune cose. Poi sapete, Artaud, insomma, fu rinchiuso per parecchi anni in un manicomio,
Insomma, fece una, insomma, ebbe anche problemi di salute mentale, in parte. Quindi alcuni suoi scritti dicono che sono abbastanza esoterici, abbastanza misteriosi, alcuni abbastanza. Quindi non è facile capire alcune parole di Artaud, sono molto belle, sono molto potenti, ma alcune volte non sono facilmente traducibili a livello concreto per un attore, no? Sono immagini alcune volte molto potenti, ma difficili da tradurre a livello concreto. È come il concetto di doppio. Però adesso le leggiamo questa parte, che fa parte dell'introduzione. Allora, beh, certo, sì, Artaud è stato fondamentale. Stiamo parlando di una delle figure più importanti del Novecento, soprattutto a parte in Francia, ma insomma anche da noi, assolutamente Artaud è stato veramente fondamentale. Se no, non ve lo starei anche, non starei neanche a nominarlo, no? A leggerlo. Come ogni autentica effigie. Dice, il discorso è già iniziato a pagina 131 per chi ce l'ha. Io ve lo consiglio comunque per tutti questo libro. Io sembra che sia un venditore di libri, sembra quello che vende gli oggetti per la cucina, tipo quello che pela le patate. Che do. Compratelo ai primi 20 in regalo una tazzina di caffè. Cioè, vi dico, tutti quelli che io vi sto leggendo, vi consiglio chiaramente piano piano di prenderli. So che. Sì, esattamente. Living Theater ha fatto così, ne approfittiamo Bianca, perché io ho avuto la fortuna di collaborare con i Living, con Judith Marina. Il Living ha fatto uno spettacolo, una scena, una parte di spettacolo basata proprio sulla peste che leggeremo, che è anche abbastanza in coincidenza con questo periodo di quarantena. È un capitoletto proprio in cui si parla della peste del teatro. E il Living fece proprio una scena molto forte, io poi la feci anche, l'ho anche messa in scena anch'io. Proprio ispirata alla peste di Artaud, a questo capitoletto della peste. Non so se forse si trova anche in video. Quindi ha ispirato il Living Theatre, ma ha ispirato tantissimi uomini di teatro, insomma, e ovviamente anche Julian Beck e Judith Malina, come ricorda Bianca, che poi leggeremo, sarà uno dei maestri, Julian Beck, che leggeremo nelle prossime settimane, Bianca. Quindi ogni autentica effigie ha un'ombra che costituisce il suo doppio, dice Artaud. E l'arte cessa di avere importanza a partire dall'istante in cui lo scultore, nel modellare, pensa di aver liberato una sorta d'ombra la cui esistenza strazierà il suo riposo. Come ogni cultura magica espressa da appropriati geroglifici, anche il vero teatro ha le sue ombre. Dice Artaud. E fra tutti i linguaggi e tutte le arti è il solo, il teatro, le cui ombre abbiano travolto i loro limiti. Si può anzi dire che esse, sin dall'origine, non abbiano tollerato limiti. Il nostro concetto pietrificato del teatro si riallaccia alla nozione pietrificata di una cultura senza ombre, in cui il nostro spirito, da qualunque parte si volga, incontra soltanto il vuoto, quando invece lo spazio è pieno. Ma il vero teatro, in quanto si muove e in quanto si avvale di strumenti vivi, continua ad agitare ombre in cui la vita non ha cessato di sussultare. L'attore, che non ripete mai due volte lo stesso gesto, ma compie gesti, si muove e innegabilmente violenta le forme. Al di là di queste forme e attraverso la loro distruzione, raggiunge ciò che sopravvive alle forme e provoca la loro continuazione. Teatro, che non consiste in nulla, ma che si serve di tutti i linguaggi, gesti, suoni, parole, luce, grida, nasce proprio nel momento in cui lo spirito, per manifestarsi, ha bisogno di un linguaggio. Ma il fissarsi del teatro su un tipo di linguaggio, parole scritte, musica, luci, suoni, segna a breve scadenza la sua rovina. Giacché la scelta di un linguaggio indica una propensione verso i vantaggi che tale linguaggio offre e l'inaridimento del linguaggio va di pari passo con la sua limitazione. Per il teatro, come per la cultura, ciò che conta è dare un nome alle ombre e guidarle. Il teatro
che non si immobilizza nel linguaggio e nelle forme, non soltanto distrugge le false ombre, ma apre la via ad un'altra nascita d'ombre, intorno alla quale si raccoglie l'autentico spettacolo della vita. Spezzare il linguaggio per raggiungere la vita significa fare o rifare il teatro. Ciò che importa non è credere che questo atto debba rimanere sacro, vale a dire riservato a pochi, bensì credere che non tutti possono compierlo, in quanto esso esige una preparazione. Il che significa rifiutare i consueti limiti dell'uomo e delle sue facoltà e allargare infinitamente i confini della cosiddetta realtà. Ve lo rileggo questa frase molto bella. Il che significa la preparazione, no? Quando parlate delle che esige, no? Questa è una preparazione. Il che significa rifiutare i consueti limiti dell'uomo e delle sue facoltà, rifiutare quindi i limiti, e allargare infinitamente i confini della cosiddetta realtà. Bisogna credere in una concezione della vita rinnovata dal teatro, dove l'uomo divenga impavidamente signore di ciò che ancora non esiste e lo fa nascere. E tutto ciò che non è nato può ancora nascere, purché non ci si accontenti di essere semplici organi di registrazione. Nello stesso modo, quando pronunciamo la parola vita, dobbiamo renderci conto che non si tratta della vita quale la conosciamo attraverso l'aspetto esteriore dei fatti, ma nel suo nucleo fragile e irrequieto, inafferrabile dalle forme. La cosa veramente diabolica e autenticamente maledetta della nostra epoca è l'attardarsi sulle forme artistiche, invece di sentirsi come condannati al rogo che facciano segni attraverso le fiamme. Questa immagine di un condannato al rogo che fa dei segni attraverso le fiamme che lo bruciano è un'immagine molto forte che ha ispirato anche Barba nel titolo La casa che brucia, che è il libro che abbiamo letto qualche giorno fa. Questo è un pezzo molto bello, che è proprio la prefazione, diciamo, del teatro, del suo doppio, in cui... Tanto vediamo se ci sono... Doni, Amazon ti ringrazio. Gaetano, appunto, è uno di quelli che sta acquistando i libri, spendendo un patrimonio, il povero Gaetano, ma tanto a cosa ti servono i soldi? I soldi diventeranno cenere, diventeranno polvere, spendeteli come me, buttate i soldi come faccio io. Amazon ti ringrazia e mi sono ispirato molto ad Artaud per un mio spettacolo, ma pagando il prezzo di un'esperienza, giustamente, magari anche giovane, e anche di un'ignoranza non comune, popolare, pochissimi hanno afferrato il messaggio, ho ricevuto reazioni violente, quasi pericolose. Allora, il concetto di quello che spesso Artaud è stato frainteso, perché Artaud è fraintendibile perché usa immagini, come possiamo dire, molto forti, usa iperboli, usa analogie molto potenti, molto forti, che se vengono fraintese, spesso rischiano di essere fraintese. Il concetto di doppio, poi leggeremo il concetto di crudeltà. E spesso Artaud, quindi, poi non essendo riuscito concretamente a realizzare queste cose, quando viene stato frainteso, perché era un linguaggio il suo molto poetico, no? Essendo molto poetico, quindi era molto fraintendibile. Quindi spesso Artaud è stato tradotto, è stato, diciamo, interpretato in un modo un po' così, un po' sbagliato. Quindi spesso, anche data dall'inesperienza, eccetera, si fa un po' questo errore, no? Succede, succede, e va bene così. Adesso andiamo invece a un altro pezzettino, che è proprio il pezzettino della peste, che è in tema anche, però non era per questo, nel senso la peste è un... E poi c'è un capitoletto che si chiama proprio Il teatro e la peste, che è a pagina 134. Eccolo qua. Vede? Vede? Dove per un po' fa un'introduzione, parlo un po', e io vado direttamente al punto che mi interessa. Eh sì, Bianca, era sicuramente un visionario, come tutti i visionari. Come direbbe, era un folle, era un idiota, no? Nel senso alto del termine. Aveva un pensiero non comune, che questo vuol dire essere idioti, nel senso letterale, e quindi ovviamente è stato frainteso, insomma, è stato
anche per questo ho anche subito delle conseguenze, insomma, anche fisiche proprio per questo. Quindi bisogna sapere qual era il limite, no? Fra la sua follia sana e anche la sua malattia. Insomma, quindi sono questi personaggi dove appunto sono anche molto ambigui, no? Totalmente. No, Gregorio, perché Carmelo Bene ha lasciato pochi iscritti in realtà. Carmelo Bene ha parlato tanto, però di iscritti Carmelo Bene ne ha fatti pochi. L'ho cercato un po' anche per leggervi, ma non ci sono molti suoi iscritti. Ma in realtà Carmelo Bene non è stato frainteso come è stato frainteso Artaud. Carmelo Bene è stato direttore della Biennale di Venezia. Carmelo Bene ha avuto un riconoscimento a livello italiano altissimo. Carmelo Bene ha fatto i soldi, eh. Artaud è morto da poveraccio, pieno di merda in un manicomio, che è un po' diverso, eh? Cioè, la storia di Carmelo Bene è stata una storia di un uomo di grande successo, di un direttore di una biennale di Venezia per 2 anni, vuol dire che è stato riconosciuto. Artaud, no. Artaud è stato veramente, veramente, un po' come Van Gogh, insomma, sono personaggi che non hanno avuto riconoscimento, quindi no, Carmelo Bene non è stato frainteso come Artaud. Artaud è stato un caso veramente speciale. Poi, mai, leggetevelo un po', perché Artaud è stato veramente abbandonato, è stato veramente ghettizzato, eh? Carmelo Bene no, Carmelo Bene è stato a Maurizio Costanzo Show, per dire. Anche lui ha fatto show di se stesso, no? Artaud invece è stato, insomma, veramente appestato, diciamo, è stato visto come un appestato, letteralmente. Ok, andiamo avanti. Leggiamo questa cosa. Parla per un po' della peste, ve la leggo velocemente, anche se è un po' inquietante in questo momento parlare della peste, però parliamo di Artaud, quindi non si può non parlare, non leggere il capitoletto della peste, che è stato, come diceva Bianca, di ispirazione anche per il Living Theatre. E qui racconta della peste. Nelle case spalancate, nel momento in cui la peste dilaga, ok? Nel momento in cui la peste dilaga, e racconta, fa questo racconto. I cadaveri, eccetera, eccetera. Nelle case spalancate entra la feccia della popolazione, un'immagine catastrofica, di questa peste che porta una grande, no? Portatrice di distruzione, no? Nelle case spalancate entra la feccia della popolazione, immunizzata a quanto pare dalla sua frenetica cupidigia, la cupidigia, quella cosa che ci fa assalire i supermercati e prendere la carta igienica, e fa mambata di ricchezze di cui sa perfettamente che è inutile approfittare. Ed è a questo punto che nasce il teatro. Il teatro vale a dire una gratuità immediata che induce ad atti inutili e privi di benefici nel presente. Quindi il teatro lo descrive così. Una gratuità immediata che induce ad atti inutili e privi di benefici nel presente. Ieri proprio ha parlato anche Massini, no? Dell'inutilità dell'artista, e qui dice che nel presente può sembrare inutile l'atto teatrale, cosa che poi non è così. Però a livello di gratuità immediata, non ha un riscontro immediato, il teatro, l'arte ha un effetto, diciamo, ha una conseguenza che va oltre il presente. Gli ultimi superstiti perdono la testa. Il figlio, sinora virtuoso della peste, porta la rivolta, cioè la rivoluzione, l'impazzimento, no? E del teatro. Poi fare anche il teatro, come la peste, porta la rivolta dei ruoli, l'impazzimento delle relazioni e delle gerarchie. Esatto, sì, infatti c'è un testo, Bianca ne sa molto su Artaud, insomma, poi non voglio far stare a fare, no, perché sennò diventa una cosa troppo no nozionistica. Ha scritto anche su Van Gogh, esatto, c'era una corrispondenza tra Artaud e Van Gogh, dove lui ha proprio scritto su Van Gogh, proprio, cioè, ha trovato una sintonia molto grossa con Van Gogh, Artaud, quindi Bianca lo ha scritto giustamente. Gli ultimi superstiti perdono la testa. Il figlio, sinora virtuoso e sottomesso, uccide il padre. Il casto sodomizza i vicini. Il lussurioso diviene puro. No? Ognuno trova l'opposto.
L'avaro getta l'oro a manciate dalla finestra. L'eroe guerriero, l'eroe, incendia la città per salvare la quale ha un tempo rischiato la vita. Quindi l'eroe brucia la città. L'elegante s'agghinda e va a passeggiare sui carnai, in mezzo ai morti. Né l'idea dell'assenza di sanzioni, né quella della morte imminente bastano a giustificare azioni così gratuitamente assurde, compiute da persone che negavano alla morte la facoltà di por termine a ogni cosa. E come spiegare quell'esplosione di febbre erotica fra gli appestati guariti, che anziché fuggire, restano dove sono, cercando di strappare una malsana voluttà a donne moribonde o addirittura morte, semischiacciate sotto il cumulo di cadaveri dove il caso le ha poste. Quindi questa la chiama esplosione di febbre erotica. L'eros è una componente, non in senso sessuale, ma l'eros in senso alto è una componente molto importante dell'atto teatrale, no? L'attore è erotico in quanto attore, almeno secondo me. Ma è necessario un grave flagello, la peste per l'appunto, per rivelare questa frenetica gratuità. E se questo flagello si chiama peste, si potrebbe forse cercare di scoprire cosa valga tale gratuità in rapporto alla nostra personalità totale. La sensazione dell'appestato che muore senza distruzione materiale, con tutte le stimmate di un male assoluto e quasi astratto, è identica a quella dell'attore, di certo, che dai propri sentimenti viene interamente penetrato e sconvolto senza alcun beneficio per la realtà. Nell'aspetto fisico dell'attore, come in quello dell'appestato, tutto testimonia che la vita ha reagito sino al parossismo e che pure non è avvenuto nulla. Fra l'appestato che corre urlando dietro alle proprie azioni e l'attore che si lancia alla ricerca della propria sensibilità, fra l'uomo che si inventa personaggi ai quali senza la peste non avrebbe mai pensato e che li raffigura in mezzo a un pubblico di cadaveri e di alienati in delirio, e il poeta che si inventa intempestivamente i suoi e li affida a un pubblico altrettanto inerte o delirante, quindi parla sia di quelli che nella peste vedo in mezzo ai cadaveri, vedono le figure, no? I suoi personaggi, e il poeta che anche lui in mezzo ai cadaveri, in questo caso cioè, fa un'ironia, c'è cioè il pubblico di questo pubblico di cadaveri nella platea, quindi altrettanto inerte. Quindi c'è questa analogia, no? Fra l'appestato e il poeta e l'attore. Esistono altre analogie che confermano le sole verità importanti e pongono l'azione del teatro, come quella della peste, sul piano di una autentica epidemia. Si parla di nuovo di questa parola. Quindi pongono queste analogie, l'azione del teatro, come quella della peste, sul piano di un'autentica epidemia, l'azione contagia, potremmo dire così, okay? Come un'epidemia. Ma mentre le immagini della peste, se in rapporto con uno stato straordinario di disorganizzazione fisica, sono come gli ultimi sprazzi di una forza spirituale che si va esaurendo, le immagini della poesia a teatro sono una forza spirituale che inizia la sua traiettoria nel sensibile e fa a meno della realtà. Una volta lanciato nella sua frenesia, occorre all'attore, per trattenersi dal commettere un delitto, una virtù infinitamente maggiore del coraggio necessario a un assassino per poter mandare ad effetto il proprio. Ed è per questo che nella sua gratuità l'azione di un sentimento a teatro appare infinitamente più valida di quella di un sentimento effettivamente concreto. Vado avanti, vi taglio dei pezzi perché è troppo lungo. Infatti, il teatro è come la peste, non solo perché agisce su importanti collettività e le sconvolge in uno stesso senso. Nel teatro, come nella peste, c'è qualcosa di vittorioso e insieme di vendicatore.
Si capisce immediatamente che questa combustione spontanea, ritorna all'immagine del fuoco, no? Del rogo, questa combustione spontanea accesa dalla peste, ovunque essa passi, non è altro che un'immensa liquidazione. Continua, un disastro sociale così completo, un tale disordine organico, questo profluvio di vizi, questa sorta di esorcismo totale che preme sull'anima e la spinge alle conseguenze estreme, indicano la presenza di uno Stato che è anche una forza assoluta e dove si ritrovano al vivo tutte le potenze della natura nel momento in cui essa si accinge a compiere qualcosa di essenziale. La peste coglie immagini assopite, un disordine latente e spinge d'improvviso fino a gesti estremi. E anche il teatro prende dei gesti e li spinge al limite. Come la peste ristabilisce il legame fra ciò che è e ciò che non è, fra la virtualità del possibile e ciò che esiste nella natura materializzata. Ritrova così il concetto dei simboli e degli archetipi che agiscono come colpi silenziosi, accordi musicali, brusche interruzioni della circolazione, richiami degli umori, esplosioni fiammeggianti di immagini dentro le nostre menti improvvisamente destate. Questo è l'effetto, no? Del teatro, fra virgolette, peste. Tutti i conflitti che covano in noi ce li restituisce con le loro forze e dà a queste forze nomi che salutiamo come simboli. Ed ecco che dinanzi a noi si svolge una battaglia di simboli, lanciati l'uno contro l'altro in un'impossibile zuffa. Perché non può esistere teatro se non a partire dal momento in cui comincia veramente l'impossibile e in cui la poesia che si attua sulla scena alimenta e surriscalda simboli realizzati. Una vera opera teatrale scuote il riposo dei sensi, libera l'inconscio compresso, spinge a una sorta di rivolta virtuale. Impone alla collettività radunata un atteggiamento eroico e difficile, come la peste. Come la peste, continuo, il teatro è dunque un formidabile appello a forze che riportano con l'esempio lo spirito alla fonte dei suoi conflitti. Il teatro essenziale è come la peste, non tutto il teatro, quello che per lui dice il teatro. Non perché è contagioso, ma perché come la peste è la rivelazione, la trasposizione in primo piano, la spinta verso l'esterno di un fondo di crudeltà latente attraverso il quale si localizzano in un individuo o in un popolo tutte le possibilità perverse dello spirito. E qui, ora, è molto. Qui parla di Eros di nuovo, però purtroppo, alcune immagini sono veramente molto difficili, cioè difficili, non sono immagini concrete, si parla di una visione del teatro, sono analogie molto potenti, intanto leggo. La ricerca è stata proprio verso la forma, qui anche ricordando, sappiamo quando si ricerca solo la forma. No, no, in realtà lui era contro la forma. No. Proprio l'opposto, Francesco. Lui proprio intendevo il concetto di nuovo, non di nuove forme, quella è quella di Costia. No, no, lui anzi, lui diceva che appunto è come la peste, come il fuoco, il teatro non può essere fermato in una forma. Allora, quello che ho letto, queste pagine qui. Quindi non era un formalista, Artaud, quindi assolutamente no. Poi non è riuscito a trovare i giusti mezzi, i giusti linguaggi, però non era un formalista. Poi diciamo che non è riuscito a tradurre queste potentissime immagini poi in concretezza dell'artigianato, diciamo, che non era un artigiano, diciamo così. Però non era sicuramente uno che fossilizzava, anzi era un distruttore, parlava di fuoco, di bruciare, di peste, di qualcosa che distruggeva, non di qualcosa che fossilizzava nelle forme, Francesco. Il teatro, continuo così, come la peste,
È modellato su questo massacro. Vedete, torna questa parola: distruzione, purificazione, rivoluzione, massacro. Torna molto questa cosa, che è proprio l'opposto di una formalizzazione. Scioglie conflitti, sprigiona forze, libera possibilità. E se queste possibilità e queste forze sono nere, la colpa non è della peste o del teatro, ma della vita. Perché c'è un pezzo in cui parla proprio che i più grandi miti, diceva Artaud, sono neri. Insomma, in ogni mito c'è del sangue in qualche modo, c'è qualcosa di nero, no? Può darsi, continua tu, che il veleno del teatro iniettato nel corpo sociale lo disintegri, come dice Sant'Agostino. Io diceva che appunto anche Sant'Agostino è stato un altro che ha paragonato il teatro a una pandemia, a una peste, a un'epidemia. Però lui in senso negativo, cioè per lui il teatro era un virus. Sant'Agostino era contro il teatro, come sapete, insomma, era uno di quelli che poi appunto ha fatto sì che la Chiesa in generale fosse contro il teatro. Quindi dice, il veleno del teatro, lo chiamava proprio veleno Sant'Agostino, iniettato nel corpo sociale, lo disintegri. Sant'Agostino pensava che il teatro come un veleno disintegrasse il tessuto sociale, era pericoloso, l'attore era pericoloso. Ma lo fa, dice, può darsi, no? Che lo faccia, anche Artù è d'accordo, potrebbe, ma per lui è una cosa positiva questa, in realtà. Ma lo fa come una peste, come un flagello vendicatore, come un'epidemia salvatrice, nella quale le epoche credule hanno voluto riconoscere il dito di Dio. E che altro non è se non l'applicazione della legge di natura, per cui ogni gesto è compensato da un gesto e ogni dalla sua reazione. Il teatro, come la peste, è una crisi che si risolve con la morte o con la guarigione. Molto bello. E se la peste è una malattia superiore, perché è crisi totale, dopo la quale non rimane altro che la morte o la purificazione assoluta, anche il teatro è una malattia, perché è l'equilibrio supremo, non raggiungibile senza distruzione. Qui è in senso metaforico, eh? La distruzione in tanti sensi, l'attore deve distruggere qualcosa di sé per poter fare questo mestiere, deve distruggere i propri muri, i propri archetipi, distruggere alcuni paradigmi. Pensate a un livello poetico, ovviamente. Si può notare che dal punto di vista umano l'azione del teatro, come quella della peste, è benefica, perché spingendo gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere la maschera. Mette a nudo la menzogna, la rilassatezza, la bassezza e l'ipocrisia. Scuote la sfissiante inerzia della materia che deforma persino i dati più chiari dei sensi. E rivelando alla collettività la loro oscura potenza, la loro forza nascosta, le invita ad assumere di fronte al destino un atteggiamento eroico e superiore che altrimenti non avrebbero mai assunto. Ok? Quindi, bellissima questa cosa. Che ora si pone è di sapere se nel nostro mondo che decade, che si è senza accorgersene al suicidio, se sarà possibile trovare un gruppo di uomini capaci di imporre questo concetto superiore del teatro, che restituirà a tutti noi l'equivalente magico e naturale dei dogmi in cui abbiamo cessato di credere. Questa visione del teatro. Peste è un'immagine molto bella, che appunto poi sfortunatamente non è riuscito a tradurre in azione concreta, ma è molto bella. Peste che costringe a togliere no? Le sovrastrutture, le maschere, fa fare. Molto bella questa cosa, mi piace molto almeno come immagine. Andiamo avanti, che è tardi, non ci credo, è tardissimo. Intanto leggo. Gregorio, non è così semplice. Poi leggiti Sant'Agostino se ti capita. Non è che aveva paura dei trattanti, no, no, non aveva paura dei trattanti. Era proprio un concetto legato proprio all'eros. Sant'Agostino aveva un problema con la sessualità, cioè con l'eros, proprio col pericolo della sensualità. Sant'Agostino parla molto della sensualità, pericolo della sensualità. Poi se ti capita, leggiti i scritti di Sant'Agostino, che sono molto interessanti. Non era paura dei teatranti, noi, cazzo, di paura avevamo. Eravamo dei poracci noi. Come adesso, ma chi ha paura di noi? Ditemi chi ha paura di noi in questo momento. A Gregorio, ma chi ha paura che sono andato così? Sì,
Siamo la feccia in questo momento, non beviamo un cazzo, neanche 600 euro al mese, neanche 600 euro ci danno, figuriamoci se hanno cura di noi. Ma magari Gregorio avesse cura di noi, è finita quell'epoca lì. Allora, però volevo leggervi un altro pezzettino, perché ho tre pezzettini, ma puttana. Allora, Artaud si innamorò, cioè, sì, no, venì proprio colpito, attraversato, scioccato dal teatro balinese, dagli attori del teatro balinese, sempre il teatro orientale. Vedete come ieri Dalin fu affascinato dal teatro giapponese, Artaud fu scioccato dal teatro. E vi leggo un pezzettino, questa è nella pagina 185, vi salto dei pezzi, volevo leggervi più cose, ma si è fatto molto più tardi. Allora, la novità del qui parla proprio di teatro orientale e teatro occidentale, a pagina 185. La novità del teatro balinese è stata quella di rivelarci un'idea fisica e non verbale del teatro, secondo la quale il teatro sta entro i limiti di tutto ciò che può avvenire sul palcoscenico, indipendentemente dal testo scritto. Mentre, quello intendiamo tali, esso, il teatro, si confonde con il testo e finisce per esserne limitato. Per noi a teatro, parla dell'Occidente, la parola è tutto e non esiste possibilità di espressione all'infuori di essa. Il teatro è un ramo della letteratura. Proprio ieri ne parlavamo quando lo diceva Dalin, no? Nello stesso, proprio ieri. E se ammettiamo che esiste una differenza tra il testo pronunciato sul palcoscenico e il testo letto con i nostri occhi, se chiudiamo il teatro entro i limiti di ciò che avviene tra una battuta e l'altra, non riusciamo a separare il teatro dall'idea di testo rappresentato. Nel nostro Occidente il teatro è un testo rappresentato. L'idea della supremazia della parola nel teatro è talmente radicata in noi e il teatro ci appare a tal punto un semplice riflesso materiale del testo che tutto ciò che a teatro va oltre il testo, che non rimane entro i suoi limiti o non è strettamente condizionato, ci sembra appartenere al campo della regia come qualcosa di inferiore rispetto al testo. Vista questa soggezione del teatro alla parola, ci si potrebbe domandare se il teatro non possegga per caso un linguaggio proprio, se sia del tutto chimerico, perché ragazzi, Artaud è come se avesse visto, avesse pensato chimere, utopie. Lui ha visto un teatro che ancora non c'era e che non era realizzabile in quel momento. Se sia del tutto chimerico considerarlo un'arte indipendente e autonoma, come la musica, la pittura, la danza. Cioè, invece di essere una dépendance della letteratura, è una chimera, diceva, forse pensarlo come arte a sé stante. Considerando questo linguaggio dello spettacolo, il linguaggio teatrale puro, si tratta di scoprire se esso può raggiungere lo stesso obiettivo interiore della parola. Se teatralmente, sul piano dello spirito, può aspirare alla stessa efficacia intellettuale del linguaggio articolato. In altri termini, ci si può domandare se è in grado, questo linguaggio, non di precisare pensieri, come fa la parola, non di precisare pensieri, ma di far pensare. Quindi un teatro che non precisa pensieri ma fa pensare, se cioè può indurre lo spirito ad assumere atteggiamenti profondi ed efficaci secondo il proprio angolo visuale. Qui ne deriva, salto i pezzettini, dunque che il teatro, nella misura stessa in cui rimane fedele al proprio linguaggio e in correlazione con esso, deve rompere con l'attualità. Che il suo scopo non è di risolvere conflitti sociali o psicologici, di servire da terreno di scontro a passioni morali, ma di esprimere obiettivamente verità segrete, di mettere in luce questi attivi quella parte di verità sepolta sotto le forme nei loro incontri col divenire. Fare questo, cioè legare il teatro alle possibilità di espressione mediante le forme, mediante tutto ciò che è gesto, rumore, plastica, colore, plastica inteso come
plasticità, equivale a restituire al teatro la sua destinazione d'origine, a riconsiderarlo nel suo aspetto metafisico e religioso e a riconciliarlo con l'universo. Quindi il teatro balinese, poi ne parla, in realtà anche meglio, definisce Artaud il teatro balinese come un teatro metafisico, il cui gesto non quotidiano, fisico, eccetera, sta proprio a far vedere qualcosa di molto spirituale dentro un gesto che in realtà appunto non è un gesto, tra virgolette, concreto di un'azione quotidiana. Quindi questa visione, questi attori, pur nella loro astrazione di gesto, il teatro balinese, eccetera, riuscivano a rivelare qualcosa di molto profondo, di molto spirituale. Per Artaud fu una rivelazione, cioè lui vide nel teatro balinese fondamentalmente una possibilità del teatro che in Occidente ancora non c'era. Per lui ne parlava moltissimo, proprio come un esempio di come si riusciva proprio a superare il concetto di teatro al servizio della parola. Il teatro balinese per lui fu un esempio molto forte. Ultimo pezzo, perché qui parla, e volevo leggere, perché parla del teatro della crudeltà. Questa parola che viene molto usata, associata ad Artaud, che è stata anche molto usata male. Ed è il capitolo che si chiama Basta con i capolavori, si intitola Basta con i capolavori, è stato citato anche da Bene, questa cosa qua, a pagina 194. Questa pagina che vi leggo è 194 e fa così. Vi leggo questo pezzettino. Non sono di quelli che credono, tanto leggo questa domanda, no, non sono di quelli che credono che per cambiare il teatro bisogna cambiare la civiltà. Sono però convinto che il teatro, inteso nella sua accezione più alta e più difficile, abbia la forza di influire sull'aspetto e sulla formazione delle cose e che lo scontro sulla scena di due manifestazioni passionali, di due forze vitali, di due magnetismi nervosi, sia paragonabile per totalità, autenticità, persino per efficacia, a quello che la vita è un accostamento fra due epidermidi in un amplesso senza domani. Quindi ha questa forza, questo scontro vitale nel teatro, paragonabile a un atto sessuale, dove ci sono questo accostamento fra due epidermidi in un amplesso, cioè il teatro equivale a un amplesso. Per questo propongo un teatro della crudeltà. Per quella mania, oggi comune a tutti, di avvilire ogni cosa, quando ho pronunciato la parola crudeltà, tutti hanno immediatamente inteso sangue. Cioè, crudeltà sono gli attori che si picchiano uno con l'altro, che sono cattivi, crudeli. Quindi ho detto, no, attenzione, perché non è questo. Non è questo. Ma teatro della crudeltà vuol significare teatro difficile e crudele, anzitutto per me stesso. E sul piano dello spettacolo, non è questione della crudeltà che possiamo esercitare gli uni sugli altri squarciandoci vicendevolmente, segando le nostre anatomie, eccetera, eccetera. Non è appunto un teatro con gente che si fa del male, non è questo. Quella assai più terribile e necessaria che le cose possono esercitare a nostro danno. Noi non siamo liberi e il cielo può sempre cadere sulla nostra testa. Insegnarci questo è il primo scopo del teatro. Quindi non è appunto quello di stare sui chiodi, farci male, eccetera, eccetera, no? Ma è una crudeltà più crudele in realtà, più terribile, e cioè una crudeltà che rivela che noi non siamo liberi, che il cielo può sempre cadere sulla nostra testa, e insegnarci questo è il primo scopo del teatro. O riusciremo a tornare con mezzi moderni e attuali a quel concetto superiore di poesia e di poesia teatrale che è alla base dei miti raccontati dai grandi tragici antichi, a ritrovare un'idea religiosa del teatro, cioè ad arrivare senza razionalizzazioni, senza inutili contemplazioni, senza vaghi sogni, a una presa di coscienza. Questo vuol dire crudeltà, prendere coscienza in modo crudele, lucido, e anche di prendere una presa di coscienza e anche di possesso di certe forze dominanti, di nozioni di cosa. Propongo che si ritorni in teatro a quell'idea magica, elementare, che consiste nell'ottenere la guarigione di un ammalato facendogli assumere l'atteggiamento esteriore della condizione cui si vorrebbe riporlo.
Propongo che si ritorni attraverso il teatro a un'idea della conoscenza fisica delle immagini e dei mezzi per provocare trance, come nella medicina cinese, che sa quali punti deve pungere per regolare anche le più delicate funzioni dell'organismo, no? La agopuntura. Quindi propone un teatro che attraverso l'agopuntura del corpo, in qualche modo, questo attraversamento fisico delle immagini provochi una guarigione, come l'agopuntura. Un teatro che attraverso l'attraversamento della carne, del corpo, provochi la guarigione dello spirito. Ok? In questo intende crudele, perché se vuoi guarire, il medico deve essere crudele, tra virgolette, no? Il teatro deve essere crudele se vuole guarire qualcuno. Crudele vuol dire appunto lucido, guardare veramente le cose e alcune volte, appunto, deve avere la crudeltà di entrare per guarire. Questo è ovvio che è un'immagine, non pensate a attori che iniziano a andare con gli aghi negli occhi del pubblico. Chi ha dimenticato il potere di comunicazione, il mimetismo magico di un gesto, può riapprenderlo dal teatro, poiché un gesto porta con sé la sua energia. E a teatro ci sono, nonostante tutto, esseri umani che manifestano l'energia del gesto compiuto. Quindi il gesto teatrale come gesto magico, dice, no? Come gesto metafisico, come la peste in qualche modo che purifica. Vi leggo l'ultimo pezzettino, intanto io vi leggo, per questo nel teatro della crudeltà lo spettatore è al centro, mentre lo spettacolo lo circonda. In tale spettacolo, qui faccio degli esempi, la sonorizzazione è costante, ritorna a quel concetto che aveva letto che aveva scritto nel teatro di Alfred Jarry, no? Negli anni 20. La sonorizzazione è costante, suoni, rumori e grida sono scelti anzitutto per la loro qualità vibratoria e poi per ciò che rappresentano. Fra i mezzi sempre più affinati interviene anche la luce. Luce che non ha soltanto lo scopo di colorare o di illuminare, ma porta in sé la propria energia, la propria influenza, la propria suggestione. La luce di una grotta verde non suscita nell'organismo le stesse disposizioni sensuali che provoca la luce di una giornata di vento. Quindi, come la luce provoca delle disposizioni sensuali, cioè provoca i sensi dello spettatore, quindi un teatro che provoca i sensi dello spettatore. No? Questo teatro, questo, dopo il suono e la luce, ecco l'azione e il dinamismo dell'attore. Qui il teatro, lungi dalla realtà, si mette, se possibile, in comunicazione con forze pure. Le si accetti o le si neghi, esiste comunque parlare che definisce forze tutto ciò che fa sorgere nell'inconscio immagini di violenza e all'esterno il delitto gratuito. Un'azione violenta, ma poi non violenta in senso reale, violenta in senso di energia, di forza, non violenta. Un'azione violenta è violenta e concentrata è una forma di lirismo, suscita immagini. Un'emorragia di immagini, la chiama tu, bellissima questa immagine, un'emorragia di immagini. Un getto sanguinante di immagini sia nella testa del poeta, dell'attore, sia in quella dello spettatore. Espressa in questo modo, dice Artaud, può sembrare un'idea rischiosa e puerile. Si sosterrà che l'esempio provoca l'esempio e che se l'atteggiamento della guarigione invita alla guarigione, quello dell'assassinio invita all'assassinio. Qui stai dicendo, attenzione, non sto dicendo che devi ammazzare persone. Tutto dipende dal modo e dalla purezza con cui vengono fatte le cose. C'è un rischio. Non si dimentichi, tuttavia, che il gesto teatrale è violento, ma gratuito. Questo è importante, parla della gratuità. E che il teatro insegna appunto l'inutilità dell'azione che una volta compiuta non è più da compiere, e l'utilità superiore di una condizione inutilizzata dall'azione che rovesciata produce la sublimazione. Quindi l'inutilità dell'azione cosa vuol dire? Che non è un'azione
nel senso di che veramente uccide una persona davvero. Ok? Quindi è un'azione, virgolette, direbbe appunto, è un gesto teatrale, ok? È un gesto che può essere violento, ma è gratuito. Quindi, che una volta compiuta è un'utilità quindi superiore. Okay? Propongo perciò un teatro in cui immagini fisiche violente frantumino e ipnotizzino la sensibilità dello spettatore, travolto dal teatro come da un turbine di forze superiori. Chiaro, non di forze, chiaramente, che ti arriva un pugno, come quando noi, no? Quando diciamo, ho ricevuto un pugno nello stomaco. Non era veramente dare un pugno nello stomaco a qualcuno, ma era fare un'azione che fosse un pugno nello stomaco, dello spettatore. Altro che abbandonando la psicologia, racconti lo straordinario. Metta in scena conflitti naturali, forze naturali e sottili, e si presenti anzitutto come un'eccezionale forza di derivazione. Un teatro che provochi trance come le danze dei dervisci e degli Aisawa. Quindi un teatro che provochi trance come i dervisci, come direbbe Battiato, no? Voglio vederti danzare, canterebbe Battiato in una sua canzone. E che si rivolga all'organismo, quindi all'organismo degli spettatori, come appunto il pugno nello stomaco, no? Con strumenti precisi, gli stessi applicati dalle musiche terapeutiche di certe tribù, e che siamo incapaci di ricreare fra di noi. C'è un rischio, indubbiamente, ma ritengo che nelle circostanze attuali valga la pena correrlo. Non credo si possa arrivare a ridar vita al mondo in cui viviamo. Ne valga la pena di aggrapparsi adesso. Non credo che si possa arrivare a ridar vita al mondo in cui viviamo. Era un po' pessimista. E non credo neppure che valga la pena di aggrapparsi adesso, ma propongo qualcosa per uscire dal marasma, invece di continuare a gemere sul marasma e sulla noia, sull'inerzia e la stupidità di ogni cosa. E concluso i pezzettini. Ne ho saltato uno. Pezzettino che per chi c'è il libro era a pagina 155, che era sulla metafisica. Ci sono domande intanto? Non si sentiva? Oh, porca puttanazza! Jim Morrison le Bartò, dice Gregorio, vedi, vedi? Che succede anche a me cosa? Oddio, che succede? No, Laudio! Quali pezzi? No, attenzione tutti. Quindi, non è stato il pezzo sull'agopuntura, non si è sentito? Ditemi, è un pezzo lungo, non si è sentito tanto? O è un pezzettino breve? Aspetto notizie? Porca puttana. Ma perché? Pure la connessione non ha un buco, capito? Solo un pezzettino. No, perché sennò mi tocca rifare tutta la diretta e impazzisco, Silvia, capito? Anche adesso, e io non sto facendo niente. Principe ha sentito, ha saltato un po', solo un pezzettino, mannaggia la miseria. Anche adesso, ragazzi, io mi spiace, Michele, mi spiace, Beatrice, mi spiace. Anche ora, ragazzi, però tanto adesso non dico niente, io. Però comunque, insomma, io ve lo faccio rivedere di nuovo, così copre anche la mia faccia brutta. Eccolo qua. Come vedete, il linguaggio di Artaud era un linguaggio iperbolico, molto poetico, grandi immagini, con grandi, era un linguaggio visionario, con analogie molto forti. Il problema, il peccato è che non è riuscito a trasformare queste sue visioni in un teatro reale, concreto. Qualcuno però ci ha provato, diciamo, dopo Artaud. Quindi Artaud è stato fondamentalmente qualcuno che ha provocato, grazie alle sue parole, altri registi, altri uomini di teatro a continuare questa a concretizzare la sua visione, potremmo dire sacra, violenta e purificatrice del teatro. Bene, io spero che si sia sentito le cose più importanti. Lunedì, vi ricordo, c'è questo appuntamento su Zoom, per la prima volta userò Zoom nella mia vita, in cui potrò vedervi finalmente tutti in faccia, quindi mi raccomando, eleganti,
eleganti lunedì, ognuno porta un dono, qualcosa da leggere, delle frasi, un pezzettino, in modo che diamo via libera ai doni. Io magari porto un pezzettino di Dalin che non ho letto l'altra volta, oppure il pezzo di Artaud, magari non porto niente. E quindi mi raccomando, appuntamento lunedì per questo cerchio in cui finalmente i doni, le parole, non sono solo quelle che le ma saranno anche le vostre. E non vedo l'ora di poter ascoltare quello che voi in questi giorni, in queste settimane avete letto. Quindi, insomma, continuate a cibarvi di teatro, di poesia, di musica, di bellezza e cerchiamo di restituire questa bellezza un po' anche agli altri in questo cerchio virale di Zoom. Ok? Spero Artaud sia stato affascinante come lo è per me. Artaud per me è veramente affascinante, è molto potente come immagini che mi dà, molto stimolante. Spero sia stato stimolante. E lunedì ci vediamo su Zoom. Mi raccomando, eleganti, eh? Eleganti, perché la rivoluzione, che ricorda Gregorio, si fa ben vestiti. La rivoluzione si fa vestiti bene, questo è importante. Bene, io vi do un bacio. Bisogna essere sempre molto belli. Bisogna essere una festa. La rivoluzione è una festa. Quindi, le feste si va vestiti bene. Quindi, mi raccomando, vedere vestiti con fiori colorati. Cerchiamo di essere belli colorati, così abbattiamo il grigiore di questi giorni. Voglio una primavera di colorati, cappelli con l'ananas, non lo so. Ok. Voglio con gli strass eleganti, eleganti, come se fosse veramente Ferragosto, ok? Ci vediamo. Grazie a te, Bianca, grazie a Principe, a tutti, insomma, a Crispino, a tutti quelli che mi stanno salutando. Ci vediamo, Francesco, ciao a tutti, ciao Beatrice, ciao Paola, eccetera. Sì, per Zoom, sì, Paola, vi do un link su Facebook e vi connettere, ok? Poi è carino perché ho scoperto che su possono alzare le mani, si possono fare un sacco di cose. Ok? Vediamo, poi magari non verrà bene. Un bacio a tutti, viva il teatro e viva il cerchio. Ciao a tutti, a lunedì.